Perché scegliere un consulente finanziario indipendente? Ma allora, secondo me la domanda è perché non scegliere un consulente finanziario indipendente? Io recentemente parlavo con un cliente che seguo da circa 3 anni che mi riportava un po', insomma, il suo feedback rispetto al percorso fatto insieme e mi ha fatto piacere perché mi ha detto: guarda, solo recentemente sono riuscito a comprendere a pieno quello che tu mi raccontavi 3 anni fa, ovvero questo cambio di modello, cioè il passaggio da un approccio, se vogliamo anche commerciale, più legato al prodotto, ad una vera e propria assistenza a 360 gradi delle mie esigenze, dove la parte indipendente io adesso sento che ti rende veramente libero di assistermi sui miei bisogni reali e personali. Quindi io ho riconosciuto la parte di ascolto e quindi di risposta effettiva legata a quelle che sono le mie esigenze. Questo cambio di paradigma quindi è una cosa che sicuramente passa, e quando passa la sensazione che io ho anche da consulente è che le persone non tornano più indietro, vedono una netta differenza, si sentono accolte nelle loro esigenze e da lì non tornano più indietro.